con questa religione che ha cambiato un po' il suo carattere. Guarda, abbiamo trovato la macchina. Ma è bella e buona. Io credo che tu, e tu lo sai dentro di te, sta cosa ce l'avevi già dentro. Ce l'avevi già dentro. Apparentemente sembrava una famiglia normale, ma poi in realtà si nascondeva davvero una terribile realtà. Io tra tante storie che ho raccontato nel corso di questi 20 anni, veramente vi dico la verità che proprio faccio oggi, faccio parecchio fatica a parlare. Non potevo mai immaginare che succedesse una cosa del genere perché non è trapelato nulla da mia figlia. Io ti dico che tu da lì non devi uscire più. Kevin ha detto a sua figlia: Sì, mia mamma è è posseduta. posseduta, sì. Mia madre sta morendo e c'era la comunità che stava cercando di aiutare tua madre a uscire questo demonio dal suo corpo. Che mia figlia gli ha detto: vengo a casa, sotto casa, parliamo e io ti voglio aiutare. E lui ha detto: non mi può aiutare nessuno. Non mi può aiutare nessuno. Buongiorno e ben ritrovati con Storie Italiane. Restano in prigione Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia, accusato di aver ucciso la moglie e due figli in quello che potrebbe essere stato un esorcismo e poi rimangono in prigione anche la coppia di questi presunti complici, di cui si sa un po' meno anche perché si sono avvalsi la facoltà di non rispondere. Oggi la conferenza stampa dovrebbe iniziare alle ore 10. Insieme alla nostra Maria Grazia Sarroco raccontiamo tutto. Apriamo collegamento, grazie, buongiorno. Eccoci. Sei in diretta. Allora, qui siamo all'interno della compagnia dei carabinieri di Bagheria, vedete, siamo davvero tanti, una stanza affollatissima, tanti cronisti perché tra breve, esattamente alle 10, avrà inizio la conferenza stampa. Qui vedete le tante persone che ci saranno, naturalmente il dottor Ambrogio Cartosio, che è il procuratore della Repubblica di Termini Imerese, che ha coordinato le indagini. Sicuramente nella mattinata di oggi sapremo qualcosa in più in merito a questa dolorosa vicenda, a quello che è accaduto all'interno della casa, alle eventuali responsabilità anche da parte della coppia. Ricordiamo che due bambini di 5 e di 16 anni e la signora Antonella Salamone sono stati uccisi per un esorcismo. Questo è quello che insomma, emerge dalle indagini che sono condotte dai carabinieri appunto di Bagheria e coordinati dal procuratore di Termini Imerese. Questa storia ha toccato tutti noi, ha toccato il cuore di ogni persona, anche di noi cronisti. Non è facile raccontare quello che è accaduto. Pensate che questi bambini erano all'interno dell'abitazione con la loro mamma e c'era anche un'altra loro sorellina. Questa la definisco sorellina, pur avendo 17 anni, perché immaginiamo lo stato, le condizioni psicologiche di questa bambina, di questa ragazza che oggi si trova in una comunità protetta e che, stando agli investigatori, avrebbe probabilmente assistito anche a dei momenti drammatici, a dei momenti che hanno portato alla morte dei suoi due fratelli e della mamma. Che cosa è accaduto all'interno di quella casa? Intanto, come dicevo, ne sapremo sicuramente qualcosa in più, ma nel corso di questi giorni vi abbiamo raccontato quelle che potrebbero essere state le motivazioni, quelli che potrebbero essere state le cause che hanno spinto quest'uomo di 54 anni, probabilmente anche con l'aiuto, ma questo verrà appurato appunto dalle indagini, di questa coppia che si trova in carcere. Tutti e tre rimangono in carcere con l'accusa di triplice omicidio e soppressione di cadavere. Perché questo? Perché Antonella Salamone, la donna di 41 anni, dopo essere stata uccisa, è stata data alle fiamme, il suo corpo è stato sepolto sotto dei massi, sotto delle sterpaglie, ed è stato ritrovato successivamente, dopo alcune ore, dal ritrovamento del corpo dei due bambini. Anche sulla dinamica dell'omicidio, su quanto accaduto, anche sugli orari, quindi questa donna potrebbe essere morta prima dei suoi due bambini, forse qualche ora prima.
o potrebbe addirittura aver assistito in qualche modo, è costretta ad assistere alla morte di questi due bambini. Antonella era una donna tranquilla, questo è quello che dicevano le tante amiche, le tante persone che la vedevano in giro, ma dentro di sé aveva un dolore terribile, perché da quello che è emerso avrebbe subito anche dei maltrattamenti da parte di suo marito di 54 anni, che ha spezzato la vita dei suoi due figli e di sua moglie. In un modo atroce all'interno della casa sono stati sequestrati diversi reporti. Chi parlerà oggi, Maria Grazia? Sicuramente il procuratore. Sicuramente il procuratore, il dottor Ambrogio Cartosio, vedete qui è tutto pronto, probabilmente anche il generale dell'Arma dei Carabinieri, che è il comandante provinciale di Palermo. Siamo in attesa del loro arrivo e vi racconteremo quello che è emerso nel corso di questi giorni, nel corso di questa indagine. Ieri Rosalia e Calogero, la mamma e il fratello di Antonella, sono intervenuti in diretta nella nostra trasmissione. Entrambi hanno raccontato di essere stati assolutamente all'oscuro di ciò che stava accadendo veramente in quella casa e hanno detto: noi non sapevamo nulla. Poi Calogero ha anche dichiarato: secondo me il marito di Antonella invece aveva già pensato a tutto prima. Sentite. Io quello che ho sentito è una cosa assurda, è una cosa davvero assurda. Non potevo mai immaginare che succedesse una cosa del genere, perché non è trapelato nulla da mia figlia, perché con mia figlia ci eravamo sentiti la domenica e allora che gli ho detto: Antonella, come va? Sì, mamma, non preoccupatevi, sempre bene. Per me era tutto a posto, non è veramente trapelato nulla. A me mi ha detto veramente pochissimo di questa situazione. Mi aveva detto: mamma, c'è una coppia che deve venire a casa nostra, che vuole pregare con noi, però non era certa che volesse questa coppia. E io gli ho detto: Antonè, mi raccomando, sembra persone che fai entrare a casa, perché se non li conosci. No, mamma, l'abbiamo conosciuto in chiesa, credo. Poi si erano allontanati dalla chiesa? Sì, poi si erano allontanati. Io poi non ho saputo più nulla di questa situazione, però so che questa situazione poi andava avanti. Quello che mi hanno detto è che questa coppia veniva il sabato e andava via la domenica sera e stavano qua a dormire. Per cui non lo so, poi neanche, cioè, non avevo una foto, non avevo nulla, per cui non sapevo questi tipi chi fossero. Invece il fratello, fra poco la conferenza stampa, si stanno sedendo. Volevo mandare prima però questa altra testimonianza del fratello Calogero, che dice: Antonella invece si era confidata con la cognata. Sentite. Mia moglie con mia sorella hanno parlato di questa coppia. Questa coppia mi ha riferito mia moglie inizialmente. Gli ha detto che lei praticamente era sbagliata, insomma, iniziando facendola sentire prima di tutto colpevole degli successi di mio cognato, nel senso che lui aveva problemi di trovare lavoro, aveva problemi con le auto. Il male era in tua sorella, dunque? Hanno riconosciuto questi problemi come il male portato da mia sorella. In quel momento io ho pensato solo che erano persone di chiesa fanatiche, visto che le ha descritte a mia moglie come persone di chiesa, no? Ho detto: questi qua vorranno fare i soliti imposizioni, mani, ti benedico, e si vogliono portare in una loro chiesa. Quello che ho pensato, perché mia sorella non mi ha neanche mai detto che subiva violenze, nel senso che veniva picchiata dal mio cognato, perché a me sarebbe bastato quello per convincermi a prendere un aereo e scendere giù e ridurlo a tappetino. Ecco, la conferenza stampa sta iniziando. Maria Grazia, anche noi, ovviamente entriamo in punta di piedi, abbiamo messo sul terreno utilizziamo le migliori risorse per cercare di
addivenire alla, diciamo così, alla perfetta ricostruzione della vicenda, di come i fatti si sono svolti, e quindi di poter fornire all'autorità giudiziaria, in questo caso la Procura di Termini Imerese, un quadro quanto più completo ed esaustivo delle vicende così come si sono svolte, per accertare poi le eventuali responsabilità. Ci tengo quindi a indicare quali sono i reparti che in questo caso sono intervenuti. I primi ad intervenire sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bagheria, affiancati immediatamente dal personale della stazione di Altavilla Milicia, perché nel luogo dove si è verificato l'evento è presente una nostra stazione carabinieri. Successivamente poi è intervenuto il personale specialistico della sezione operativa della compagnia di Bagheria, insieme al personale del nucleo investigativo del gruppo di Monreale, per seguire quelli che sono stati i primi sviluppi investigativi sulla vicenda. Successivamente c'è stato l'intervento da parte delle aliquote specializzate del Comando Provinciale di Palermo, in particolare la sezione investigazioni scientifiche, che è la sezione preposta ad effettuare rilievi tecnici sulla scena del crimine, e quindi sono intervenuti presso il luogo dove si è verificato l'evento, e successivamente anche in Palermo con l'ausilio della compagnia di Palermo San Lorenzo. Questo ci tenevo un attimo a dirlo preliminarmente, e usciamo da questa conferenza stampa commentando con gli ospiti. Io però volevo lanciare questo servizio, perché la coppia arrestata insieme a Giovanni Barreca è sospettata di essere complice di questo triplice omicidio. E addirittura questa coppia, fra l'altro immagino ne parleranno questa mattina, vogliamo capire se emergerà qualcosa che ovviamente per ora la stampa non ha scritto, avrebbe avuto un ruolo determinante in tutta questa vicenda. Sentite. Ma tutto questo è iniziato da quando questa coppia si è intrufolata in casa di mia figlia, perché prima di queste cose non ne parlavano. Sì. Forse non lo diceva Antonella. No, però tutto è iniziato da questa coppia. Io penso che... Sai ancora se è prima o dopo? Sì, infatti ci sono delle indagini in corso proprio per appurare tutto questo, e devo dire che... Noi ci siamo resi conto da adesso, che da quando abbiamo saputo di questa coppia a quello che è successo, ma non sappiamo se c'era qualcosa prima, perché io credo che qualcosa prima c'era di fondo, altrimenti non si arrivava a questo, proprio perché non credo al fatto pazzia. L'impegno. Ecco, questa coppia è sicuramente stata determinante, come dice la madre, che prima tutto sommato i problemi c'erano, ma non era mai successo niente, avvocato Sarno. Sì, è l'elemento, diciamo, fondamentale, è l'elemento scatenante, questa presenza di queste persone estranee al nucleo familiare, che si inseriscono in una dinamica interna e che attraverso, diciamo, una loro ricostruzione a dir poco aberrante vanno a determinare il male assoluto in una persona, e costruiscono su questo male assoluto una narrazione rispetto a eventi demoniaci ed altro, e sono quelli che ispirano questa situazione, sono quelli che determinano questa situazione, e quindi sono concorrenti nel reato di omicidio. Ecco, il procuratore forse sta parlando, dice che è molto provato da questa storia, non so se riusciamo a entrare con Maria Grazia. La par condicio fra tutti i mezzi di informazione. Naturalmente, come potete immaginare, non tutto possiamo dire relativamente alle indagini in corso, perché è importantissimo non comprometterle. Per cui ci limiteremo a quelle parti, soprattutto quelle che sono più utili per avvertire l'opinione pubblica dell'esistenza di certi fenomeni dai quali bisogna sapersi difendere, soprattutto devono sapersi difendere i più giovani, i minorenni, gli indifesi. Non c'è nessun motivo, a mio avviso, per enfatizzare i termini della questione, perché i fatti parlano da soli.
Gli accertamenti che abbiamo eseguito qui fino a questo momento possono essere compendiati in poche semplici battute. Di una famiglia che vive ad Altavilla Milice, il padre di questi ragazzi, l'uomo sposato con Antonella Salamone, che si chiama Giovanni Barreca, è un soggetto che da anni vive quello che definirei un delirio mistico, è dominato da una accesissima e, mi permetto di dire, fanatica religiosità. Questo pesa enormemente sulla famiglia e soprattutto sui suoi figli, che sono tre. Due sono i ragazzi di cui ho parlato che sono morti nella tragedia. E poi c'è una terza figlia, Miriam Barreca, ragazza molto sveglia, molto intelligente, molto sensibile. Tutta la famiglia vive con disagio l'atteggiamento religioso del padre. La situazione però ha una deriva terribile e molto rapida a partire dallo scorso mese di gennaio, quando sulla scena di questa famiglia compaiono due coniugi palermitani. Lui si chiama Massimo Carendante, lei si chiama Sabrina Fina. Questi soggetti vivono anch'essi una dimensione religiosa molto particolare che potremmo definire accesamente antisatanista. Il risultato è che la frequentazione, che diventa pressoché quotidiana, di questi signori convince innanzitutto Giovanni Barreca, ma purtroppo in una certa misura anche i figli grandicelli dello stesso, che nella casa c'è una presenza demoniaca. Ci sono demoni che si sono impossessati del corpo di questi familiari e dell'ambiente, il che porta a una situazione che spinge questa gente, quando dico questa gente non intendo solo la coppia antisatanista, ma intendo lo stesso Giovanni Barreca e in una certa misura anche i figli più grandi, a adoperarsi per allontanare i demoni da questa casa. Gli strumenti che vengono scelti sono torture inflitte alle persone che essi ritengono possedute. Usciamo un attimo. Torture. Il procuratore sta raccontando tutto quello che è successo. Ci sta dando ovviamente dei particolari, dei dettagli che la stampa non conosceva, d'altra parte oggi uscirà tutto, ma sta confermando proprio in questo momento quanto detto ieri dal fratello in diretta e dalla mamma. Dice, nel momento in cui sono arrivate queste due persone, questa coppia all'interno della famiglia, hanno innescato tutto questo processo degenerativo, anche arrivando alla tortura. Questo sta raccontando il procuratore. Dottoressa Rossi. Ma in questo, allora c'è un elemento in questo tipo di situazione. Il primo elemento è l'isolamento, in cui si sviluppa un delirio che diventa poi di onnipotenza, perché è proprio questo il discorso, cioè si parte dall'isolamento in cui si dice c'è una presenza demoniaca per cui non ci dobbiamo difendere e il mondo ci aggredisce, per cui queste persone si isolano completamente per arrivare a un delirio che è psicotico, per cui si distaccano dalla realtà. Quello che vedono
quotidiano non è reale, diventa un'ossessione, che è l'ossessione giustificata dalla religione, quindi religioso chiaramente non c'è nulla, c'è semplicemente, tra virgolette, semplicemente un fanatismo che diventa io sono lo strumento divino, per cui essendo uno strumento divino mi posso permettere di uccidere le persone, mi posso permettere di uccidere il diavolo, perché dentro a questa persona c'è Satana, per cui è una psicosi molto pesante. Io penso che oltre a questo c'è anche la solita accusa che viene fatta in tutti i casi di femminicidio, perché questo tale è secondo me, e cioè il fatto che sia la donna a dover essere punita per qualsiasi cosa sia accaduta negativa nei confronti della vita di questo personaggio che, da quello che ci stanno dicendo, non lavorava, è un non personaggio lavorava, che aveva tutti una serie di problemi e che rovesciava contro questa povera donna e i figli. E così poi rientriamo in conferenza stampa che il procuratore sta finendo. È purtroppo la strada più semplice, quella che si batte oramai quotidianamente, se pensiamo che già oggi siamo a 12 o 14, perché poi... È incalzante il numero. Sì, 12 o 14 femminicidi dall'inizio dell'anno. Io volevo solo sottolineare molto rapidamente che già la settimana precedente questi signori che hanno poi oppresso in qualche modo l'omicida erano già presenti nell'appartamento, erano già fissi lì, ospiti in questa casa ed emerge dalle testimonianze di un pizzaiolo. Stanno parlando dei complici, ritorniamo per favore. Naturalmente è intuitivo che Miriam Barreca, essendo l'unica dei figli sopravvissuta a questa tragedia, ha dato il suo contributo per conoscere la verità. Io a questo punto mi fermo, ascoltiamo le vostre domande, risponderemo nella misura in cui ci sarà un equilibrio fra il dovere di informare l'opinione pubblica e l'esigenza di tutelare lo sviluppo delle indagini. Poi intenderemo anche rivolgere un appello tramite gli organi di informazione, ma ci torneremo dopo. Per il momento do la parola a chi vuole fare delle domande. Procuratore, per quale motivo hai rimanuto? Se vi presentate anche per quello, lei è il dottore Viviano, però no, magari non tutti lo sanno. Viviano di Scheri 24. Avete capito come mai Miriam è stata lasciata libera di guardare anche quello che succedeva in casa? Perché lei non è stata, diciamo, coinvolta in tutta questa... A questa domanda risponderà, nella misura in cui potrà farlo, il dottore Lanza. Buongiorno a tutti. Su questa domanda diciamo ci sentiamo di rispondere soltanto che attualmente stiamo chiarendo le ragioni per cui la ragazza, la minore Barreca, è stata, almeno quantomeno non è stata rivolta nessuna condotta, sembrerebbe, nei suoi confronti, ma appunto attendiamo un pochino di chiarirne le dinamiche acquisendo elementi in tal senso. Attendiamo ancora. Su questo non abbiamo contezza, ma comunque da quello che abbiamo raccolto sembrerebbe di no. Dagli elementi indiziari che abbiamo raccolto sembrerebbe di no. Altro non possiamo dire perché ancora appunto è al vaglio, comunque dobbiamo chiarire. Grazie. Una domanda sulla presumibile data della morte della signora Antonella. Pensate che sia tra il 5 e il 6 febbraio, più o meno 10. Quanto tempo sono durate le torture? Risponde il dottore Lanza. Su questo possiamo dire che, però, come ha detto giustamente il procuratore, il dottore Cartosio, ancora aspettiamo l'espletamento degli esami autoptici. Diciamo che per adesso il dato più certo è che la morte sia avvenuta tra giovedì 8 febbraio e venerdì 9 febbraio, però appunto attendiamo l'espletamento degli esami per capire poi concretamente modalità e tempistiche esatte. Sulla durata, un documento di televisione tedesca RTL, una domanda: oltre alla coppia che è già in stato di arresto, voi avete l'idea, se ne potete parlare, che si tratti di un gruppo fanatico più ampio di queste persone?
chiede se sembra un dispiace, questo aspetto lo lasciamo al termine della conferenza stampa perché fa parte dell'appello che vogliamo rivolgere, quindi magari per ora fermiamoci semplicemente alla dinamica della tragedia familiare e poi torneremo su questo. Leonardo Zerino, TG1. Procuratore, la coppia di palermitani era presente in casa al momento del triplice omicidio? Dottore Lanza. Dagli elementi che stiamo raccogliendo, sì, noi abbiamo al momento solide basi per ritenere che ci siano gravissimi indizi di colpevolezza in tal senso, quindi sì, momentaneamente su questo possiamo confermare questo dato, chiaramente sempre comunque lasciando al prosieguo delle indagini poi una valutazione più completa. C'è la signora là in fondo che voleva intervenire, scusi perché non grazie. Dobbiamo penalizzare chi ha messo... Agnese Virgilito di mattina 5, Mediaset. Senta, volevo chiedere se c'erano state segnalazioni già da parte di Antonello, dei figli, se qualcuno vi ha detto che già c'era stato questo sentimento comune all'interno della famiglia o è stato soltanto l'esplosione, la follia di una notte, due? Dottore Lanz? Io su questo mi sono confrontato anche con il maggiore Battaglia e non c'era nessuna contezza effettiva, ad ora sembrerebbe, né segnalazioni di presunte. Certo, per il resto diciamo preferiamo un attimo restare su questo aspetto un pochino più cauti nell'esprimerci, però ecco, segnalazioni alle forze dell'ordine, se intendete questo, non ce ne sono state. Massimiliano Di Dio, Mediaset, volevo sapere se per caso tutto questo sia il frutto anche di un'influenza avvenuta da soggetti altri. Come ho risposto al suo collega della tedesco, su questi aspetti ci torniamo alla fine. Un discorso più ampio. Proprio io intendevo proprio anche il massacro. Ecco. Dovete rendervi conto che siamo in una fase iniziale dell'indagine e quindi non possiamo prevedere gli sviluppi. Naturalmente ci sono delle intuizioni che ci portano a pensare delle cose, però non possiamo dire di più in concreto in questo momento. Cioè, la villetta la frequentavano solo questi due palermitani che sono in carcere o c'erano altre persone che per lo stesso motivo frequentavano quella casa? Allo stato attuale la risposta è che erano solo questi soggetti palermitani a frequentare la villetta, oltre a familiari, magari qualche parente. Lo verso va in Sicilia. La sorte, purtroppo, è comune a tutte e tre le vittime, le modalità sono diverse. C'è una risposta perché scelgono di uccidere la moglie e poi bruciarne i resti e non lo fanno con i figli? È un rituale che non si completa? È possibile ipotizzare questo? Guardi, anche questo fa parte degli sviluppi che potranno avere le indagini. Io posso dire in termini molto generali, perché purtroppo nella mia carriera ho dovuto occuparmi. È chiaro che i giornalisti fanno le loro domande, vogliono sapere, ritorniamo in studio. Certo. I giornalisti chiaramente chiedono, vogliono sapere cose, informazioni di più che possono essere utili a questo racconto. Anche... È chiaro che poi il procuratore dice sono indagini in corso e non è che possono rivelare proprio tutto. Sembra però di capire insomma che sia stato compiuto un vero e proprio rituale. Io credo però che bisogna stare attenti nella modulazione anche delle domande perché possono rappresentare una via di fuga. Bravissimo, era quello che volevo dire. Continuo a sottolineare un tema. Questo è un omicidio premeditato, certo. E non è un omicidio frutto di follia. Esatto. Noi non possiamo, rispetto ad eventi che ci toccano sul piano intimo ed emotivo, qualificarli solo come follia per tenerli da parte, per diciamo neutralizzarli. Stiamo elevando questo, il tema, infatti, invece deve essere basso. È un triplice omicidio. È benissimo, è un triplice omicidio, perché altrimenti se iniziamo a parlare di follia apriamo il varco all'attenuazione della responsabilità. Bravissimo. Questa è una persona, anche perché, e chiedo scusa questo ultimo secondo, approfitto, anche perché le modalità di come viene effettuato,
bruciare, mettere il cadavere e occultarlo dimostrano che c'è un progetto e una volontà direzionata ad un'azione ben puntualmente premeditata. Assolutamente. C'è una lucida malvagità, io questo la chiamerei, è proprio una lucida malvagità, sì. E questo bravissimo. È assolutamente lucida, però. Sì, mi dispiace, però questo deve essere molto chiaro. Arriva nel momento in cui arrivano queste due persone. Certo. Sì. Ma secondo me è cominciato però non è che scatta qualcosa, no? È come se queste due persone avessero dato là per quello che era già un disegno criminoso e prima. Quello sarà molto complicato provarlo. Pensi, Valentino? Io penso che sia molto complicato provarlo in sede di corte d'assise, mentre invece qui siamo, dobbiamo rimanere bassi, non elevare alla questione demoniaca o della religione, ma tenerci bassi. Qui è un triplice omicidio. Oggi assistiamo alla scusa della demonizzazione, domani o ieri abbiamo assistito, non so, ad altre motivazioni, ma questo è un femminicidio che poi porta in coda anche i figli che sono generati da quella donna che evidentemente quest'uomo voleva far sparire. È talmente vero che tutto scatta con l'ingresso nell'appartamento di queste due persone, delle quali dovremmo capire il ruolo, che la madre di Antonella ci fa sapere che la domenica precedente cerca di contattarla, la contatta, parlano in una videotelefonata e la figlia le risponde evitando determinati argomenti e guardandosi intorno, cioè come se fosse controllata. Come sicuramente era controllata. Dunque, dobbiamo dare anche un'ultima ora. Incidenti sul lavoro a Firenze, due operai morti, si cercano dispersi, sembra che si parli addirittura di sei dispersi. Fra poco forse riusciremo ad avere un collegamento in diretta a cui stanno lavorando i nostri autori per quella che è un'ultima ora. Ritorniamo invece su Altavilla, non devono dire che era pazzo, questo era lucido, questo dice il fratello di Antonella, ascoltate. In poche settimane farsi convincere da delle persone così è impossibile. Probabilmente aveva rabbia, per come credo io, repressa o qualcosa che era facile da accendere in quel momento. E probabilmente quei due hanno visto che c'era già un bel bidoncino pronto ad esplodere e hanno giocato su questo fatto qui. Non devono adesso dire che era un pazzo, perché pazzo non lo era, era proprio lucido. Beh, mi sembra di capire, insomma, che comunque questa sia la direzione. Rientriamo per un attimo di nuovo in conferenza stampa. Non so se la nostra Maria Grazia Sorocco avesse fatto una domanda. Cosa vi ha detto? Io la butto là, sono molto cinico in questo. C'è un'eventualità che possa essere coinvolta, fosse manipolata anche lei da questa coppia, oppure allo stato attuale è, non so, drogata, vittima, completamente stupida? Ci dica lei. Cioè, non torno a questa cosa di 48 ore in casa con il fratello nella camera a fianco e la madre bruciata e sepolta. La ragazza è coinvolta, diciamo, nella situazione che si è creata di parossismo religioso. Quindi la ragazza ha partecipato a tutta una serie di riti che in concreto sono state delle torture anche ai danni della propria madre e del proprio fratello. Per quanto riguarda l'eventuale responsabilità in materia di reati specifici da parte della ragazza, è una valutazione che non compete a noi. Noi abbiamo trasmesso gli atti alla procura dei minori presso il Tribunale di Palermo. Queste valutazioni le deve fare la procura dei minori, a noi non compete. Questo mi basta. Posso, Sandra Figliuolo, Palermo di Bari. Avete parlato prima di un comportamento, diciamo, di Barreca costante nella sua vita rispetto alla religione e di una deriva intorno al mese di gennaio. Si sa determinata da cosa? Cioè, perché si è convinto lui magari a chiedere aiuto a queste persone? Questo non siamo in grado di dirlo. Sicuramente la deriva è stata determinata dalla frequentazione con questa coppia. Ma dove le aveva conosciute queste persone? Questa è la domanda. Possibilmente ad ora l'ipotesi più probabile è che sia anche attraverso social network. Anche Giorgio Ruda, di GR Sicilia.
Anche Kevin ha avuto un ruolo, ha partecipato alle torture. Vale. Davanti a, ai soldi. Sembrerebbe di sì, ecco. Sembrerebbe di sì. Consideriamo che è stato torturato anche un bambino di 5 anni. E sembra che la partecipazione fosse corale. L'unica che mi sentirei di escludere è la madre. È la madre. Allora, vediamo anche questa dichiarazione di Calogero ieri, che ad un certo punto si rivolge a queste persone, a questa coppia e anche al marito di Antonella, e gli dice: voi dovete rimanere lì in carcere, farò di tutto perché ci rimaniate, paghiate il vostro conto con la giustizia. Io vorrei adesso, da parte vostra, degli aiuti, che la bambina quando prima possa ritornare a casa nostra. E, c'è necessità di... Vuoi che viva con voi, con la sua famiglia? Certo, certo, perché deve tornare con noi, perché è l'unica cosa che ci è rimasta. Per me è ormai la cosa più preziosa che ho. Non mi è rimasto nulla di mia figlia e di altri due miei nipotini, ma almeno questa devo recuperarla, anche se sarà molto difficile, perché quello che ha vissuto è una cosa molto grande. Io voglio solo che si arrivi alla verità e che sia fatta veramente giustizia. Quello voglio, quello la voglio. Lo vogliamo, voglio giustizia per mia figlia e per i miei nipoti. Deve venire fuori tutta la verità, devono dire tutta la verità. Adesso voglio mandare un appello, guardo proprio te, anzi guardo proprio voi, perché non sei da solo, siete stati in tre. Questa casa mi ha riportato un attimo le emozioni che ho avuto il primo giorno. Io adesso farò di tutto, per farvi rimanere lì dentro dove cavolo siete adesso, perché voi dei là non dovete uscire, voi non siete malati, perché un pazzo è quello che prende la pistola e ammazza il primo che passa senza conoscerlo. Qui c'è premeditazione, avete creato un piano. E io, rispetto a Giovanni, non... inizialmente a me è parso che quelli lì l'hanno plagiato, ma a me sembra molto più grande. Io credo che tu, e tu lo sai dentro di te, sta cosa ce l'avevi già dentro, ce l'avevi già dentro. Loro sono stati la spinta che tu non avevi, perché io ti conosco bene, so già come sei fatto. Io ti dico che tu da lì non devi uscire più. Siamo veramente senza parole davanti al racconto anche del procuratore, delle torture subite da questi bambini, da questa donna, dei riti che stanno raccontando in conferenza stampa. E poi un'amica che ha parlato, dice: ad Antonella non piaceva quella coppia, parlava male di lei, il marito, questa donna, e diceva delle cose anche di noi amiche. Sentiamo. Piera, tu sei una delle più care amiche di Antonella, ricordi l'ultima volta in cui l'hai sentita? L'ultima volta che l'ho vista, venerdì 2. Come stava? Sempre al solito, solare, sorridente. Onestamente ero un poco preoccupata, perché sabato dovevano venire quei coniugi a casa. Le ultime volte mi diceva che non piaceva questa influenza che avevano questi coniugi su suo marito, perché praticamente gli parlavano male di lei. Ecco, a proposito di questi coniugi, sì. Quando erano entrati nella vita di Giovanni e di Antonella? Da poco, perché Antonella al venerdì mi aveva detto che l'aveva visti solo una volta venire a casa, e già c'era bastato per capire che lo stava mettendo contro suo marito. So che è così e che lei non l'avrebbe voluti più incontrare, perché non le piacevano come si erano posti e come praticamente avevano giudicato lei e come suo marito credeva a loro. Cosa dicevano questi due? Dicevano praticamente che lei non era adatta alla famiglia, che praticamente lei non faceva il bene della famiglia. Cioè lei non portava bene e portava solo del male lì in famiglia. E quindi questo. E addirittura Antonella voleva che il sabato, che li doveva vedere, ci fossi pure io. È talmente pressante, se posso, la premeditazione, se pensiamo che queste due persone
erano state allontanate da Antonella tramite sempre il marito. Cioè il marito non voleva assolutamente che queste due persone fossero frequentate. Questo ci spiega che già da lontano arriva una premeditazione a fare, ad agire, a compiere, ad ammazzare. E poi a pieno titolo possono, diciamo, vedersi contestato il reato in concorso, perché il concorso morale è una figura tipica che si determina nel momento in cui, con la tua presenza o con i tuoi comportamenti, vai a rafforzare l'altrui proposito criminoso. Ci dai una bella notizia. Esatto. E questo è proprio un caso classico, diciamo, non voglio sostituirmi a chi fa le indagini, ma credo che questa sia la tipologia e la riconducibilità di questo comportamento nell'ambito della contestazione. Ritorniamo in conferenza stampa. Maria Grazia, ovviamente, se vuole intervenire. Sì, lui è stato trovato immediatamente dopo dai militari a Casteldaccia per la pubblica via. Era, diciamo, in uno stato di shock, in stato confusionale, avendo riferito, appunto, come si riferiva il procuratore, alla centrale operativa di aver ucciso alcuni suoi familiari. Era sporco di sangue? Aveva... No. Ci sono altri indagati? Procuratore, Marco Gullà, l'assente a Scagnusso. Senza andare troppo nei dettagli, ma ci può comunque confermare che il piccolo Emanuele è stato anche torturato con arnesi da camino, con catene? È stato torturato, non ritengo sia opportuno per precisare con quali strumenti. Procuratore, scusi. Non ho capito però la fase finale, quanto è durata, cioè quando è che iniziano le torture? Da un mese c'era questo rito corale. Dipende cosa intendiamo per torture, dottore Zannini. A fare tutto questo, cioè come la mente umana possa compiere degli atti di questo genere su un bambino? Il bambino diventa oggetto, per cui non si vede più il proprio figlio, ma si vede un oggetto. Si vede un nemico. È proprio questo, quando io parlavo di distacco dalla realtà, parlavo di questo, cioè lui non vedeva più i suoi figli, vedeva il demone dentro questi figli. Però vi dico, lui proiettava proprio il suo male, perché poi è molto molto chiaro, ci sono degli studi molto chiari sulla malvagità. Per questo io parlo di malvagità e non parlo di pazzia, perché questo è proprio un istinto di malvagità in cui il cervello entra in un tunnel dove si vede solamente lo strumento del proprio male che va proiettato fuori. Per cui è importante, perché il fanatismo religioso è proprio questo in cui si appoggia in questo: io sono nel giusto. Se voi parlate con un fanatico di qualunque genere non vi darà mai ragione, perché loro pensano di essere assolutamente nel giusto, per cui riescono a giustificare qualunque orrore, perché ci sono degli orrori che vengono perpetrati sulle persone, e pensano di essere nella verità più assoluta. Per cui è questo, per cui c'è l'oggetto. Io, tra l'altro, la cosa che io sono, di cui sono orripilata, sono nell'orrido proprio, io penso a che destino spettava questa ragazza che si è salvata, perché la mia paura è che questa ragazza che si è salvata avesse un destino ancora peggiore, per cui ci fosse proprio, facesse parte di un rito sacrificale, questa dovesse diventare la sacerdotessa e il testimone del loro male. Allora, questa è la mia paura. Allora, ieri dopo la nostra trasmissione, la mamma e il fratello di Antonella si sono fermati a parlare con la stampa, con i giornalisti. Sentiamo. Probabilmente sono stati uccisi in tempi diversi, quindi non sono stati uniti neanche lì. E abbiamo messo insieme proprio per ricollegarli almeno in questo momento. Volevo essere qua quell'istante per aiutare, perché hanno fatto proprio una brutta fine, una brutta morte, e non lo meritavano. Anche per me adesso questo orsacchiotto rappresenta l'amore per loro, perché mia figlia, anche mia figlia, sono una mamma, ma era una coccolona, era per me, sembra la mia bambina, mia nipotina, amore, gioia. Aiutatemi a riportare a casa mia nipote, perché è l'unica cosa che ci è rimasta. Nipote deve tornare a casa, perché per me adesso non è nipote, è anche figlia. Adesso lotto proprio perché venga fatta
giustizia e venga fuori tutta la verità e non mi fermerò finché non si scopre tutto e in modo che paghiate per quello che avete fatto dal primo all'ultimo che siete là dentro. Chiedo giustizia, fino alla morte. Giustizia. E che venga fuori tutta la verità, ma tutta la verità, e non devono farlo passare per pazzo, perché pazzo non lo era, né lui e né quella coppia. Pazzi non sono, sapevano bene quello che facevano. Dunque, ritorniamo ancora in conferenza stampa. Se Maria Grazia Sarrocco vuole intervenire, se no diciamo che su questo preferiamo al momento non esprimerci troppo, perché vogliamo appunto un pochino focalizzare e cristallizzare i riscontri prima di esprimerci in tal senso. Beh, abbiamo raccontato quello che era successo, abbiamo raccontato appunto qualcosa che vi ha detto, no? Cioè, dico, posso chiedere una cosa? Scusa. Noi al momento, quanto a Barreca, vi diciamo, possiamo soltanto dirvi appunto quanto detto dal maggiore, cioè che lui ha chiamato la stazione ed poi sono intervenuti i carabinieri. Per il resto ci ha detto, il Barreca Giovanni ci ha detto semplicemente che li ha uccisi, senza specificare modalità o tempistiche. E quando l'avete trovato poi non ha più parlato? Assolutamente no. Mi perdoni dottore, torno a parlare della ragazza, ma è imputabile, lei ha parlato di intelligenza. Non sono io il soggetto deputato a fare queste valutazioni, assolutamente. Lei è una comunità adesso. Io ho semplicemente espresso quella che è stata la mia sensazione, cioè di parlare con una persona, ripeto, di non comune intelligenza e sensibilità. Ecco, mi scusi, però non comune nel senso grande sensibilità. Superiore alla media, possiamo... superiore alla media. Allora siamo pronti col collegamento. Raffaella Grigli, ti l'ha visto. Dove avrebbero imparato queste pratiche astruse, diaboliche, questo terzetto? Ma certamente diciamo che, come appunto detto dal procuratore, il ruolo diciamo di guida è stato posto in essere alla coppia. Dove abbiano imparato queste pratiche lo capiremo un po' più avanti, direi, dove l'hanno imparato. Però ecco, certamente su questo confermiamo che l'idea è venuta dalla coppia palermitana. Il legame sui social con questo signor Amatulli, questo Santone, esiste oppure no? Su questo attualmente non ci esprimiamo, perché stiamo, come vi ho detto, cristallizzando prima gli elementi che riguardano gli attuali indagati. Scusate, il mese di torture che avete delineato è stato, come dire, adesso hanno partecipato attraverso i social altre persone. Noi specifichiamo comunque appunto, come diceva il procuratore, non è stato un mese, è stato un mese di escalation. Allora, anche poi che è durato un mese, come è stato detto. Allora rientriamo in studio, dimmi.